con un calo complessivo dei consumi dell'11,7%, pari a oltre 126 miliardi, il 2020 ha registrato il peggior dato dal secondo dopoguerra. Pesa in particolare la riduzione del 60,4% della spesa dei turisti stranieri. È quanto emerge dal rapporto dell'Ufficio Studi di Confcommercio. Il crollo della domanda ha comportato mediamente una riduzione della spesa pro capite di oltre 2.000 euro rispetto al 2019, riportando i consumi ai livelli del 1995. Il nord e il centro risultano le aree più penalizzate, mentre il sud ha registrato dinamiche lievemente meno negative. Negli ultimi due mesi le riaperture delle attività e il venir meno di molte restrizioni alla mobilità hanno però determinato un incremento dei consumi. La Commissione UE ha adottato il principale programma di lavoro di Orizzonte Europa per il 2021-2022, in cui si delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici che riceveranno un finanziamento totale di 14,7 miliardi. Questi investimenti contribuiranno ad accelerare la transizione verde e quella digitale, concorrendo a una ripresa sostenibile dalla pandemia di coronavirus e migliorando la resilienza dell'Unione Europea alle crisi future. Serviranno a sostenere ricercatori europei con borse di studio, corsi di formazione e scambi, costruiranno ecosistemi dell'innovazione europei più connessi ed efficienti e daranno vita a infrastrutture di ricerca di eccellenza, oltre a favorire la partecipazione in tutta Europa e in tutto il mondo, rafforzando al contempo lo spazio europeo della ricerca. L'agroalimentare è stato il settore più resiliente al Covid-19, ma dovrà affrontare numerose sfide per assicurare e consolidare il rilancio della competitività della filiera, soprattutto in ambito internazionale. Ottime prospettive per l'export, anche grazie al PNRR, che prevede quasi 7 miliardi dedicati all'agricoltura sostenibile e all'economia circolare, all'avanzamento delle campagne vaccinali in molti mercati chiave e alla riapertura del settore Horeca. Per questo motivo SACE ha deciso di partire proprio dall'agroalimentare per il ciclo di incontri Industry EduLab, laboratori formativi rivolti alle imprese accomunate da affinità settoriali. L'obiettivo è rafforzare le competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile, gestione del rischio e strategie di internazionalizzazione. Il decreto Sostegni Bis prevede che i giovani fino a 36 anni possano acquistare la prima casa con la garanzia dello Stato fino all'80% del valore dell'immobile. I presupposti sono un ISEE annuo fino a 40.000 euro. L'immobile non deve costare più di 250.000 euro, la persona non deve aver ancora compiuto i 36 anni e l'acquisto deve avvenire entro il 30/6/2022. Ci sarà tra le altre cose il risparmio delle imposte erariali, delle imposte di registro e delle imposte ipotecarie. Nel caso l'appartamento fosse soggetto ad IVA, si otterrà poi il credito d'imposta sull'IVA da avere poi in rimborso o da scalare poi sui successivi acquisti. È possibile presentare la domanda sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 24 giugno 2021.